Ciao a tutti, sono Barbie Xanax. Questa volta volevo farvi un video tag su che tipo di viaggiatore sei. Già me lo sono dimenticato. Che tipo di viaggiatore sei? Allora, l'ho preso da GGX 1989. Ogni volta ho un problema per ritrovarti GG. Conosco il tuo canale da anni, però sono una ricoglionita. Sotto vi lascerò, cioè lo metterò questo video come suo video di risposta. Quindi, ecco. Allora, sono in tutto 14 domande. La prima domanda, tre aggettivi per definire che tipo di viaggiatrice sei. Allora, onestamente direi curiosa, una viaggiatrice curiosa, lo so, sembra un'ovvietà a dirlo, un pochino lo è, però c'è veramente tanta gente che va in una località e poi dopo vede tre cose in croce, quelle là delle cartoline e nient'altro. Invece a me piace sinceramente vedere sia le cose un po' così principali, sia le cose un po' meno particolari che magari mi colpiscono anche di più. Mi piace sì provare qualsiasi cosa, quindi se ci sono i cibi del luogo io li provo, non sono la tizia che va a cercare il ristorante italiano e magari si lamenta perché la pizza non è quella originale. È normale che non sia l'Italia, è un altro luogo. E poi boh, non so che altro aggettivo mettere. Curiosa, il secondo già me lo sono dimenticato di quelli che ho usato. E boh, non lo so, non mi viene in mente. La seconda domanda, viaggi spesso? Diciamo, secondo me l'ideale dei viaggi sarebbe il ritmo alla Chiara Ferragni, anche se non mi sta troppo simpatica. Però diciamo che come ogni persona normale ho degli impegni e ho anche dei limiti economici più di quanto io vorrei, che non so, diciamo sono più grandi questi di quanto io vorrei effettivamente viaggiare. Insomma, voglio vedere tutto il mondo, quindi capite che ci sono dei problemi logistici e economici abbastanza grandi. 3. Con quali criteri scegli le destinazioni dei tuoi viaggi? Le scelgo in base alle persone che vogliono venire con me. Io vorrei vedere tutto il mondo, quindi qualsiasi cosa si sceglie per me va bene, a meno che non sia un luogo particolarmente squallido o particolarmente, oppure il tipo di viaggio delle persone che conosco sia eccessivamente spartano. Non sono la principessa sul pisello, però se mi dite di andare, che ne so, in Kosovo, in ostello, vi dico no. Quindi dipende dove vogliono andare gli altri, io mi ci tuffo, mi va bene tutto, ovviamente ho delle preferenze, però se non vengono accolte mi adatto con facilità. Più che altro decido in base al tipo di viaggio che vogliono fare le persone e lì sono un pochino schizzinosa, lo ammetto. Con quali criteri? No, già l'ho detta. La 4, mai stata in campeggio, ostello, in villaggio? Allora, in villaggio non ci sono mai stata, no, sono stata in campeggio quando ero più piccola. E la cosa del dividere il bagno era una cosa per me odiosa. Se per la doccia ci stava anche se dovevo uscire con l'accappatoio in giro, mi dava un fastidio terribile, soprattutto il dover mettere le monetine per lavarmi e non avere un mio bagno, mi dava terribilmente fastidio. Sono molto schizziosa e abbastanza germofobica per queste cose. E quindi diciamo che da lì non ci ho più messo piede. Ho provato l'ostello, mi manca il villaggio. L'ostello c'ero andata a Londra con la mia amica. Beh, stavo dicendo il nickname, Lucrezia. La carissima Violet, mi stava venendo da dir Violet. Praticamente siamo andate a Londra e da quel momento in poi io non sono più andata in un ostello, oppure ci sono riandata dopo, non mi ricordo, mi sembra di no. Perché praticamente avevamo scoperto che vicino al nostro letto c'era un muro letteralmente ricoperto di caccole e quindi avevo una paura terribile di dormirci vicino. Inoltre non mi piace l'ostello perché spesso porto la macchinetta fotografica, la reflex, e non sono tranquilla nel dividere i miei possedimenti nella stessa stanza con altre persone. Non è comodo l'ostello, poi se devo dividere il bagno è una cosa che mi dà terribilmente noia, non riesco a andare con tranquillità, cioè mi schifa sinceramente, detto molto molto sinceramente. Capisco che per un maschio sia molto più comodo perché non ti devi neppure poggiare per far pipì, quindi hai già un problema in meno. Io sono già schizzinosa di mio, in più poggiare il mio sedere dove le hanno poggiato altre 1000 persone in quella stessa giornata senza avere una pulizia in quella giornata, basta, sono troppo vecchia per queste cose. 5. Prepari un programma di viaggio?
Sì e no, nel senso faccio un elenco spesso delle attrazioni che voglio vedere, di punti che sono delle cose che, a cui tengo di vedere, poi non è una cosa che devo vedere per forza, diciamo, va molto in base al tempo che c'è lì, a cosa va di fare il gruppo, eccetera, eccetera. Però a grandi linee sì, non sono quelle tipo ora tot qui, ora tot lì, no, perché sennò dopo non ti godi neppure quello che stai vedendo. 8. Quante valigie porti? Una. E anche troppa, nel senso, grazie a YouTube ho trovato un metodo, non io, una persona molto più capace di me, ho trovato un metodo per poter mettere il mondo in un'unica valigia. Diciamo che una basta, soprattutto se state con un aereo, dopo scendere con due valigie è veramente faticoso. Io in genere porto quella da stiva che è normale, non quelle giganti che poi ovviamente sforate per il peso, e poi uno zaino. Sto parlando con una voce non mia, quindi mi sta facendo male la gola. Quante paia di scarpe porti? Una. Il minimo possibile perché voglio po avere più spazio possibile per comprare l'immensità nel posto in cui vado. Mi piace vedere se trovo qualcosa di particolare oppure se trovo vestiti. Mi piace tantissimo comprare cose, fare affari, non comprare cose in generale. Mi piace fare affari, ovvero comprare cose a poco che mi piacciono tantissimo, che sono bellissime e che spero siano di una qualità fantastica. Quanti libri porti? Spesso se vado in gruppo, sinceramente nessuno. Al massimo un libro piccolissimo perché se si è in gruppo, sto con il gruppo, cioè nel senso un viaggio, almeno nei miei viaggi non ci sono mai stati troppi momenti in cui mi sono isolata e tutto, a parte i rarissimi casi, quindi non le porto per quello. Se viaggio da sola, ovviamente sì, il mio ebook con mille miliardi di libri dentro. Hai mai perso un aereo, un treno o un traghetto? Ho perso un treno, dovevo andare a Milano o a Firenze, non me lo ricordo perché sono passati diversi anni. E l'ho perso. È stato, sì, nulla di irrecuperabile. 12. Raccontaci una disavventura di viaggio. Miliardi. Ne avrei soprattutto tantissime da raccontare, le disavventure accadute a me e alla mia amica a Londra. Gente letteralmente folle. Ah, uno era successo a Parigi. Praticamente stavo a Parigi, nella metro, e c'era un anziano che sembrava Geppetto dall'aspetto, il presente Geppetto della Disney di Pinocchio. Era identico e aveva una busta piena di wurstel, una busta della spesa piena di wurstel sfusi, e urlava contro i nazisti. Una tizia le dava della nazista. E il bello è che nessuno muoveva paglia, nessuno diceva nulla, e quindi io stavo così, dicevo, ma è possibile che nessuno dice nulla a questo tizio? E l'hanno lasciato sbraitare così. Cioè, Parigi è veramente piena di matti. Oppure ero andata sempre a Parigi, sugli Champs-Élysées, c'è Quick, un fast food tipo McDonald's, solo francese, che l'ho mangiato e mi sono sentita male, sia io che il mio amico la sera. Vado al bagno e a un certo punto c'era una tizia. Ah, c'erano tre bagni, tre porte, immaginatevi. In uno c'era una tizia sdraiata per terra che tipo piegata faceva. Oh, no, non mi ricordo se in inglese o in francese. Diceva, oh God, mi sembra una cosa del genere. Pregava a squarciagola. Dall'altra c'era una tazza del bagno letteralmente stracolma di bustine di tè. Cioè, avete presente? L'acqua del bagno è circa tanto così, tutta stracolma di bustine di tè. Boh. Poi che cosa era successo? Oppure c'era un tizio vestito da Gesù a Los Angeles che ho visto. Oppure a New York stavo sulla metro e a un certo punto mi giro perché stava per chiudere le porte e era una fermata. Ero seduta qui c'era il finestrino e dietro di me, tipo schiena e schiena, era seduto un tizio che guardava di fuori. A un certo punto un tizio tipo su ispanico, roba così, un ragazzetto dal look hip hop, si avvicina allo specchio e gli fa così sul vetro della metro, fa toc toc. Il tizio si gira e questo qua gli sputa tipo cioccolato e saliva viscidissima tutta sul vetro. Il tizio è rimasto così e questo non si sa perché ha fatto questa cosa, era tutto trionfante per questa cosa. Boh. 13. Il viaggio più bello che hai fatto?
Oddio, sicuramente ce ne saranno di più, però adesso il momento, la mia meta preferita di tutte quelle che ho visto, credo sia sempre Londra. Oddio. Non, le altre non mi sono particolarmente rimaste nel cuore. Viaggio vacanza di sogni che non hai ancora fatto. Vorrei andare in Africa. Vorrei vedere. Sì. Nel Nord Africa non mi interessa particolarmente, sinceramente. Mi piacerebbe vedere un po' la parte sud esterna, diciamo costiera dell'Africa, non proprio quella interna che ha molti problemi ancora politici. E mi piacerebbe andare per fare un tour di Cambogia, Laos e Vietnam. Mi piacerebbe tantissimo, sia perché mi piace tutte le architetture, si dirà lo stesso, dei palazzi della Cambogia, che sono quelli di Tomb Raider 3, mi pare, quello più famoso che andava sulla PlayStation 1. E sia perché il Laos è fantastico, ha delle statue giganti che escono dalla terra, è veramente un posto che vorrei vedere. Basta, poi mi piacerebbe vedere anche Tokyo. Scusate. Poi vabbè, sì, vorrei vedere anche la Nuova Zelanda, insomma vorrei vedere quasi tutto. L'unica cosa che non mi interessano particolarmente è l'America Latina, non mi emoziona, magari vado lì e poi mi piace tantissimo. E non me ne frega niente della Russia, soprattutto vista la politica che hanno, non ci tengo minimamente a dargli i miei soldi da turista. Detto questo, basta, se fate questo video tag, boh, mettetelo un video di risposta, eccetera, eccetera, sono soprattutto curiosa della disavventura di viaggio. Mi sembra quella più buffa, quindi vorrei sentire la vostra. Spero sia un tag carino, che piaccia anche a voi.